Il crepuscolo si avvicina. Che la notte della caccia abbia inizio. Direi di iniziare dagli obiettivi che si trovano qui nel Commonwealth, prima di spostarci a Far Harbor, di nuovo. L'obiettivo più vicino si trova proprio qui, nel Mare Splendente, vicino tra l'altro alla baracca abbandonata che già abbiamo visitato. Muoviamoci allora. Eccoci arrivati. È notte e le radiazioni si fanno sentire. Tra l'altro vorrei provare a vedere se questa roba qui è consumabile oppure si ricarica nel tempo come lo shield bubble. Secondo me si ricarica, ma non ci giurerei. Ah, tra l'altro questa cosa qui l'ho capita adesso. Questo qui, l'healing, ci toglie 1500 di radiazione, ci ricarica il... porca troia, 1500 di percentuale di EPS. È tantissimo. E appunto dicevo, dobbiamo vedere se sono consumabili oppure no. Facciamo così, mettiamolo un attimo al posto dello shield bubble e vediamo subito. Il primo degli obiettivi si trova proprio qui davanti a noi. Le foreste sono territorio di caccia sia di prede che di predatori. Noi ci dobbiamo solo distinguere. Non siamo più prede, siamo cacciatori. Esattamente. Madonna mia, che ambientazione terribile. Leggendario. Vieni qua, non scappa. Porca troia. Vieni qui. Vabbè, niente di eccezionale, però. Sai che forse effettivamente un potenziamento camaleonte non sarebbe male ora. Una zanzara succhia sangue. Non sarebbe male in quanto cacciatori. E in quanto cacciatori ora dovremmo anche aumentare le nostre statistiche di livello di combattimento. Che siano le armi da fuoco o siano le armi bianche. Siamo forse vicini alla nostra prima preda? Credo che ci siamo. Che i vampiri siano nascosti dentro questa chiesa dimenticata? Molto probabile. Proviamo a renderci invisibili come dicevamo. Eccolo lì il nostro obiettivo. E altri due vampiri. Siamo cacciatori d'altronde. Usiamo le armi da cacciatore. Scegliamo anche frecce appropriate per l'occasione. Che tu sia purgato nel fuoco, maledetto vampiro. Resta fermo. Presa. Maledetti, non mi sfuggirete. Stai ferma. La tua morte sarà più dolorosa se ti muovi. Presa in pieno. Non ha più senso essere invisibili ora. E tu non mi fai nessuna tenerezza in quella posizione. Oh, detto da chi sta per morire. Non fa alcun effetto tutto ciò. Presa. Colpita. E tra poco sarai anche morta. Ecco fatto. Ucciso. La nostra prima preda è andata. Oh, ma guarda, un simpaticissimo Deathclaw che ci ha appena notati, pensa un po'. E lui è appena morto. Prima di proseguire, meglio tornare al Sanctuary. Dobbiamo lasciare giù tutto ciò che è inutile. Anche perché un vampiro si trova proprio qui vicino. Può essere che il boss di questa zona già l'abbiamo incontrato. Come già il boss di questo cimitero l'abbiamo già sconfitto. O forse no. Forse ancora non l'avevamo incontrato. Ovviamente dove si nasconde? Sempre dentro delle chiese. Eccoli là, Alfred von Karstein. Alfredo, hai le ore contate. Come per la tua collega, anche tu sarai purgato nel fuoco. Oh, qualcuno ha usato un potenziamento, vedo. Eccolo, eccolo che arriva. C'è anche un bramino che cerca di scappare. La cappella solitaria. Deve essere single da troppo tempo, Alfred. Da molto tempo. Vieni qui, Alfred. Non fuggire. Affronta la morte come farebbe un vero vampiro. Ah beh,
Devo dire che è stato abbastanza efficace. E qui c'è una botola, tra l'altro. Andiamo a vedere che cosa nascondeva. Ovunque andiamo troviamo botole nascoste. Arrendi. Ah, ma sono solo dei Raider. Niente più, niente meno. Porca troia. Ma ti pare il caso? Però wow, una Steel Saw. Ma ti pare il caso di saltare fuori urlando imbracciando una cazzo di motosega? Perfetto. Manuale delle operazioni segrete. Perfetto. Uno zaino militare, fa vedere? Questo possiamo darlo a MacReady. Gli starebbe benissimo. Però sono contento di rivedere quest'arma. Sono proprio contento. Questa fa 19 di danno con una velocità molto alta. Questo fa 22 di danno, ma con tutte le modifiche che gli abbiamo fatto, giustamente. Dobbiamo vedere la Steel Saw come si modifica. Staremo anche dando la caccia ai vampiri, ma c'è sempre tempo per uccidere un po' di Raider, no? Ora ci divertiamo! Esattamente. Soprattutto io mi divertirò con voi. Ecco qua. Vieni qui. Ecco fatto. È sempre soddisfacente ucciderli a coltellate. Password del terminale ce l'abbiamo. L'abbiamo trovata sul cadavere di prima. Apriamo la porta. Ehi là, c'è qualcuno qui? Beh, allora muori tu. E siamo saliti di livello. Preso anche questo. Credo che non ce ne sia più nessuno. E c'è una cassaforte che mi stavo dimenticando. Niente di eccezionale, ovviamente. Vediamo, siamo a livello 60 e molte delle abilità che abbiamo appreso finora sono abilità che, sì, ci aumentano alcuni tipi di danni, ma molte delle abilità che appunto abbiamo preso le abbiamo prese solo per creare altri tipi di armi o migliorarle. Non abbiamo niente finora che aumenti veramente i danni delle armi. Abbiamo alcune che fanno il 20%, sì, per carità. Ma credo che il mio prossimo obiettivo sarà aumentare tutte quante le abilità che fanno i danni. Ad esempio carneficina, sì, è interessante. Ma ci possiamo pensare anche dopo. O anche questa. Questa mi piace molto. Iniziamo ad aumentare tutti i danni singoli. Tra l'altro Alfredo qui è l'unico dei vampiri che non è diventato uno scheletro. Quindi Alfred, vicario Amelia, uno si nasconde qui. E chi l'aveva visto? Quello in armatura rossa. Credo che qui nel Commonwealth ce li siamo fatti quasi tutti. Ci manchi tu. Aiuta a difendere la fattoria Bernardi. E che palle. Ma aiutatevi da soli per una volta. Eccoci. Non deve essere lontano la prossima preda. Eccoli là, infatti. In mezzo a un fiume pieno di scorie radioattive. E sembra che qualcuno li abbia provocati. Dei supermutanti. Chi la spunterà? Loro o i supermutanti? Non lo so, ma si sta muovendo un po' troppo il nostro amico. Smaltimento della mass fusion. Bel posto. Senti, vampiro, ti aiuto. Solo perché voglio essere io ad ucciderti. Tu sei la mia preda, non la loro. Devi combattere con me. E questo sarà uno scontro alla pari. Non fuggire. Dove vai? Ehi tu, è me che devi combattere. Cosa? Lato? Aia. Maledetto. Non ti temo, ermetico. Io invece non ho paura di te, vampiro. Ah sì? Usi anche tu quelle tecniche? E allora le userò anch'io. Mi dispiace, il mio minigun era più forte del tuo. Ma questo era un Atom Guard che si sia unito ai vampiri. Cavolo, se anche fra di loro ci sono dei traditori, allora di chi mi posso fidare? Certo, i vampiri con i loro inganni possono deviare la mente delle persone, ma gli Atom Guard non dovrebbero cadere così nelle loro trappole. A quanto pare, non mi posso fidare neanche di loro. Certo, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ma chi mi dice che lui sia l'unico? Chi mi può garantire che lui sia il solo ad aver tradito l'ordine? Forse in fondo Maxon non aveva così tanto torto. È colpa di chi ha creato questi abomini in passato, se ora li stiamo affrontando noi nel presente. Noi dobbiamo impedire che altri abomini simili girino liberamente per il Commonwealth. Per questo, dobbiamo liberarci di tutti loro. Gli innocenti verranno risparmiati, e i colpevoli verranno uccisi.
È il momento. Dobbiamo tornare a Far Harbor. Si parte.